Giorno 19, stanotte ho dormito bene, però ho messo la tenda vicino a un formicaio. Ecco di chi erano quei passi che sentivo stanotte. Pronti via! L'obiettivo di oggi è il lago di Bordaglia, però abbiamo due ospiti speciali. Eccoli! Lui lo conoscete già, è mio padre, lei invece, se non l'avete mai vista, è Letizia, mia sorella piccola. Adesso, come vi ho promesso ieri, andiamo a vedere il lago di Bordaglia, vediamo se ce la fanno questi due. Te la senti? Sei pronta? Tu invece? Ce la faremo, Vecchio? ce la faremo! Ah, che vecchio! Ieri mi hanno detto che il lago di Bordaglia è bellissimo, che è circondato da pini e sembra proprio un laghetto delle fate. Vediamo se ci arriviamo, dovrebbe essere un'ora e mezza più o meno di camminata. Guardalo lo stambecco. Come siamo? Strax. Qualche commento in più? Strax. Mi era stato detto che per raggiungere il lago di Bordaglia ci volesse un'ora e mezza circa. Invece abbiamo appena finito l'ora e mezza e abbiamo scoperto che manca ancora un'oretta. Vabbè, pausetta e via. Che lusso! Ripartiti. Ecco, con un piccolo aiutino, ma anche il lago di Bordaglia l'abbiamo visto. Molto bello, tra l'altro. Allora, Lecic, la fatica ne è valsa la pena? Te lo dico appena torno a casa, non è finita. Cosa mi dici invece? E posso tornare a casa anche se non ho trovato le Aganis? Questo è un bel punto di domanda. Comunque se lo trovavi forse era peggio. Sì, perché non ve l'ho detto, ma con oggi termina la nostra avventura alla ricerca delle Aganis. Le sentite? Sono le gambe che ringraziano. Certo che però. Certo che però. Giorno 20. Certo che però non abbiamo visto il lago da Vostanis.